stiamo andando al bioparco, stiamo portando Claudia, lei non c'è perché è nella macchina davanti alla nostra, che c'è anche mio fratello con la compagna e mio nipote, che sono venuti da fuori e sono venuti a trovarci. Allora, siamo arrivati, noi abbiamo parcheggiato giù da quella parte, diciamo, che fratello. Ho promesso comunque da fermare solo io, mio marito, non mia mamma, giusto? Sì. Ok, un'altra cosa, con questa cosa che mi stai dicendo tu di un venirsi incontro, hai visto, papi? Le giraffe, oh, belle! Che sta mangiando? Senza patte! Te voglio vedere la roccia! Vieni, mamma! Andiamo! Voglio vedere, papà! I rinoceronti! I rinoceronti! Eccoli, mamma! Mamma mia, puzzano più di cose. Puzzano, mamma, sì. Sì. Franci, Claudia, vieni, mamma. Daniela. Oh, mamma. Mamma, come ti lascio? Bella sta parete, Sì, questo è un tipo di scendere in scissone. Queste sono le scimmie più piccole al mondo. Possiamo dare il pensiero? No, è vietato dare cibo. Qua, queste le vede meglio, Danilo. Queste sono il baffetto. Queste sono il baffetto. Assicurazione. E perché l'è successo? Quando mandano le mail che si aderisco, c'ho uno sconto sulla forza. Perché muovi, mi piace come muovi, e allora, muovi! E poi vediamo, aspettiamo. Il pavone, mamma. Danilo! Cinghiale. Eccolo, mo. No, io l'ho calcolata. Dammelo. Te l'ho fatta quella tua. Dammelo. Te l'ho fatta. Lo fai vedere. Un attimo. Ah, mi sta boccata tanta. Mamma mia. Zia Miranda. Ammazza, che cattiva. Zia Miranda. Quanto dura sto sbadiglio? Ecco, che cazzerano per noi. Ma
vai, scappa. Guarda, guarda, guarda che roba, guarda che roba. Sto qua, sto qua. Sì. Ma non siete niente. Ciao amico mio. Ciao bello. Ciao. Ciao amica mia. Vogliono loro. Ce l'ho a casa voi? Sì. Ha detto di sì, è il tuo sì quello. Ma forse già è quella è la nostra. Ma io ciao ciao, dai. Perché quelle già bella, quelle là un pochino più. Ciao ciao. Oh mamma mia dita. Questa è maschio e femmina. Ma sono tutte e due femmine perché si chiamano Zoe e Martina. Ma che sta a fare quello? Guarda quanto è bello. Voglio fare Allora si sta benissimo, abbiamo preso una giornata bellissima e vabbè, ho abbassato la mascherina perché loro stanno con me, cioè mio fratello e la compagna, e come potete vedere non c'è nessuno, c'è un sole bellissimo, in questi giorni ha fatto un sacco pioggia qui a Roma, penso anche in altri posti, non fate caso ai capelli ma volevo stare comoda e... Quindi vi sto dicendo, ho abbassato un attimo la mascherina perché qui anche all'aperto la devi indossare. Solo che si cammina tantissimo e onestamente mi stava a dar fastidio. Adesso stiamo andando al Rettilario, dopo andiamo a farci una passeggiata al Colosseo. Quindi vi riprendo un po' la giornata di oggi e lo facciamo diventare un vlog. Che è sto rumore? Non tocca il filo. Recinto elettrico. Tu via stava a toccare. Meno male che c'è la zia. Meno male, ma avete detto, io già me ci stavo poggiando. Eh sì, vedi. Non lo toccare, Claudia. Sì, vedi. Allora, loro sono entrati nel Rettilario, io non me la sono sentita. E per oggi ho già fatto tanti progressi, sono arrivata fino a qui. Una volta usciti da qui andiamo al Colosseo. Quindi non vorrei rovinarmi la giornata entrando nel Rettilario, visto che mi sento un sacco tranquilla. Il problema del Rettilario fondamentalmente è che ad un certo punto l'aria diventa... Cioè, mi sento mancare l'aria perché è chiuso e l'aria è pesante e quindi voglio insomma evitare questa cosa qui, che se dovessi non sentirmi poi lì dentro finisce che mi rovino tutta la giornata, invece così sto tranquilla. Non è entrata nemmeno mia cognata con il bambino perché lei ha detto beh, l'aveva già visto, lui andava di rientrare, e poi non si poteva entrare con il passeggino, ma mio nipote si era addormentato, quindi è rimasta fuori anche lei. E quindi niente, ora aspettiamo che riescono e poi andiamo via perché lo abbiamo visto tutto. Non credo ci manchi niente, devo controllare la cartina. Vediamo un po', adesso la guardo. Allora, siamo usciti, ce lo siamo girato tutto, siamo arrivati che erano le 10? No, più tardi. 10 e mezza? Sì, 10 e mezza. Che siamo usciti di casa che erano le 10. Vabbè, diciamo 10 e mezza, sono le 3 e 10, quindi direi che... Però ce lo siamo girato tutto tranquillamente, ci siamo fermati a mangiare, ci avevamo portati i panini e quindi devo dire che girato così tranquillamente, più o meno il tempo che ci vuole è questo per vederlo tutto. Vabbè, lì come potete vedere abbiamo adottato un palloncino, una cry baby volante, e adesso andiamo al Colosseo, farci una passeggiata al Colosseo. E oggi si sta benissimo, io sto con un maglioncino e non ho la felpa e non ho il giacchetto, l'ho tolto praticamente subito. Oggi fa caldo, proprio, cioè al sole fa proprio caldo. Queste sono le sole giornate che ti freghi. Queste sono le giornate quelle che ti fregano, perché ieri faceva freddo, pioveva, era brutto tempo, e oggi invece c'è un tempo bellissimo e fa caldo, quindi... Sono quelle giornate che te freghi, c'ha ragione mio marito.
c'è papà? Stavamo parlando del fatto che qui ci stanno i sanpietrini. Roma una volta era piena di sanpietrini. Adesso sono rimasti solamente qui i sanpietrini. Adesso ve li faccio vedere. Penso che un po' tutti sanno cos'è, però vi faccio vedere bene di che parlo. Questi sono sanpietrini, che a Roma ne sono rimasti veramente pochi. Basta, siamo stanchi morti, è da stamattina che giriamo, adesso ce ne andiamo a casa, non credo che cucineremo, ma ci prenderemo, adesso ordiniamo una pizza sicuramente. Quella che sentite piangere in sottofondo è Claudia, che è stanchissima, e non ci siamo portati nemmeno il passeggino perché pensavamo che non ci serviva, invece abbiamo fatto male. Però ecco, sono alle 6, siamo fuori da stamattina alle 10 e devo dire che è stata bravissima. Comincia a lamentarci adesso, mo dice vuole andare in braccio, ma cioè, abbiamo almeno una quarantina di minuti da camminare a piedi per ritornare verso la macchina, e lei in braccio è stancantissimo, quindi un pochino la facciamo camminare e poi dopo la prenderemo in braccio, ci dividiamo un pochino io e lui, però ecco, questo è. Siamo ufficialmente morti, cioè io mi sono fatta una cipolla, mi stavo a morire di caldo. Lui pure è stanchissimo, come vi ho detto, ci ha avuto Claudia sulle spalle per un sacco di... Perché di Roma può capire, Piazza del Popolo, Colosseo, a piedi. Da Piazza del Popolo fino a Colosseo ci ha avuto Claudia sulle spalle, quindi è stanchissimo. Io non vedo l'ora di andare a casa per farmi una doccia, perché... ho sudato oggi, se siamo morti di caldo perché ha fatto caldo. Tu non ti sei mai tolto il giacchetto poi? Comunque vabbè, questa è la situazione. Claudia stavolta è voluta andare in macchina con lo zio. Come vi ho detto, per stasera abbiamo ordinato le pizze, anche perché sono alle 7. Quindi mo tempo che arriviamo a casa sarà alle 7:30. Ma se non troviamo traffico pure 7:20, dai. Comunque adesso una ventina di minuti, mezz'ora ce la mettiamo per tornare a casa, quindi abbiamo fatto bene così, insomma, ordinare le pizze, che poi arrivano proprio tra le 7:30 e le 8:15. Spero che si allunghino alle 8:15, onestamente, perché sennò c'è il rischio che arrivano, insomma, e noi non siamo a casa. È solo perché o le prendevo a quell'ora oppure non arrivavano prima delle 9, ma abbiamo i bambini, quindi 9 è veramente troppo tardi. Quindi l'idea sarebbe che arriviamo, mangiamo, se lavamo e se andiamo a dormire, perché... Cioè, vedi proprio che bollenti. Quanti chilometri ci saremmo fatti tutt'oggi? Perché poi sono stati ininterrotti, perché a parte sedersi un attimo per arrivare qua al Colosseo, per il resto abbiamo sempre camminato, cioè non ci siamo mai fermati. Quindi siamo stanchi, proprio stanchi. Adesso io chiudo, non so se lo riprendo dopo, più tardi, insomma, per farvi vedere le pizze, queste cose così, però se non vedessi fa vedere in caso vi saluto domani. Buongiorno!
Allora, è il giorno dopo. Poi ieri alla fine, come vi ho detto, non sono riuscita. Eravamo troppo stanchi, proprio troppo. Poi non lo so perché dalla stanchezza tu sei crollato. Te credo, mi sono fatto 20 km con tu via sulle braccia. C'ha ragione, un sacco di chilometri con Claudio sulle braccia. Io ho condizioni pessime, poi oggi quando torno a casa me lavo i capelli. E comunque vabbè, volevo chiudere, poi vi avevo detto avrei chiuso stamattina, però nella realtà oggi stiamo andando a Capena e dai miei suoceri, loro stanno lì. Anche oggi Claudia non è in macchina perché è nella macchina questa bianca dietro di mio fratello, sta in macchina con loro, perché Daniele e Danilo, che è mio fratello, oggi ho ripetuto fratello 50 già volte, c'ho un italiano proprio che è bellissimo. E oddio, che stavo a dire? Ah sì, perché mio fratello e Daniele devono andare con mio suocero a prendere una cosa. Che dovete prendere? Il guanciale. Ah, il guanciale, perché dalle parti di mio suocero c'è un signore che vende il guanciale, la carne, che è una macelleria. Non lo so, io ci sono andato sempre a portarmi pane. Vabbè, non lo so, dove mio suocero di solito ci prende il guanciale e poi ce lo porta a casa. Che è veramente buonissimo. E vabbè, niente, abbiamo una macchina dietro che ci si è appiccicata al sedere quando potrebbe benissimo sorpassarci, ma a quanto pare gli piace starci attaccata al sedere. Vediamo passare il fenomeno. Ecco, madonna. Poi dicono che parlano male di noi al volante. Hanno ragione. Cioè, ogni volta cerco di difendere la nostra categoria, ma non c'è niente da fare. Facciamo sempre danni. Strada, tre corsie, io sto a mezzo, lei mi può superare a sinistra. No, capito, mi devo spostare io a terra. Io cerco di difendere il nostro sesso, ma ogni volta che ci provo, puntualmente, qualche donna fa qualche danno. Comunque, detto questo, andiamo a prendere il guanciale. Sicuramente non prenderò solo il guanciale. Ovviamente lui già ha detto che non prenderà solamente il guanciale, però vabbè, questi sono dettagli. E non ti allarga perché poi mandate le cose a male. No, prenderò qualche salsiccia secca che a tua figlia. Ah, ok. Queste cose qua. Quanti sta piove? Piovicica. No, la resina delle sole. Ah, la resina, mannaggia quanto l'odio. Cioè, ci abbiamo avuto la resina dall'estate scorsa ad oggi, che siamo quasi di nuovo estate, non ha mai smesso. Cioè, a noi casca dagli alberi la resina in una maniera. Quello è stato, tra virgolette, è stato il virus. Perché ci sono stati quei 3-4 mesi che non ha circolato nessuno, quindi non c'è stato tanto inquinamento, quindi sia la natura che gli animali diciamo sono rinati, diciamo, capito? E quindi il pino sta tirando fuori resina come se non ci fosse un domani, e sembra proprio così perché non smette più di tirarla giù. Quindi quest'anno abbiamo passato praticamente, non c'è stato un tempo per la resina c'è stata tutto l'anno. Però vabbè, l'unica pecca, ecco, è che purtroppo si attacca alla macchina. L'altro giorno l'ho portata a lavare, quello ci ha messo un'eternità per togliermi tutta la resina, non tanto intorno alla macchina quanto sul tettino. È proprio una cosa clamorosa. Vabbè, comunque faccio sotto su. Fai la strada che abbiamo sempre fatto, che è questa. Sì, questa è l'uscita. Però si fa sia sotto, dove passiamo davanti ai, diciamo, centri commerciali, o sopra, che passiamo, sbuchiamo dove lavorava mio fratello. Ah, ok, no amore, fai come ti pare, perché a me il pezzo che dà fastidio di più è questo. Allora, adesso vi spiego. Lo so che in questo vlog mi avete visto muovermi, però spesso e volentieri i miei vlog si aggirano sempre intorno casa. Infatti non so mai se farli, io ne faccio tantissimi, però poi non li carico quasi mai. Per me fare i vlog quando sono in giro è un momento di distrazione. Infatti non volevo accenderla e volevo godermi il tragitto. Adesso aspettate un attimo che abbiamo il casello, do dai soldi a Dani. Rieccomi, stiamo pagando il casello, sono 90 centesimi. E per me è una sorta di distrazione. Quando vedo che inizia ad agitarmi, parlare mi aiuta, che sia del problema che sto vivendo o che sia di un'altra cosa, però mi aiuta. Poi devo dire che lui è stato molto bravo perché aveva capito che mi stavo agitando e cercava di parlare. Tutto questo, per me, io lo so che è difficile da capire una cosa del genere, perché so cose normali che fanno
mi verrebbe da dire tutti, però io vivendo in questa situazione ho capito che non siamo assolutamente, cioè già sapevo che non siamo tutti uguali, però ci sono delle cose, anche semplicemente, ecco, andare in macchina, viaggiare, o anche semplicemente fare brevi tratti, insomma, che per la maggior parte delle persone è normale, però con il problema che ho vissuto e che sto vivendo io, ho capito che nella realtà non è normale e non è scontato per tutti. Quindi capisco che parlando di questa cosa voi potreste dire, vabbè, ma che hai fatto di tanto speciale? Alla fine quanto è durato? 7 minuti, perché avrò fatto neanche 7 minuti, perché non vi ho acceso subito. Però il tratto di strada che mi dà fastidio è quello dove, diciamo, tipo raccordo, autostrade, insomma, queste così che non mi permettono di poter prendere, girare indietro e tornare subito a casa. Quelle sono quelle, cioè queste così sono quelle che mi danno maggiormente fastidio. Nella realtà, da quando abbiamo preso l'uscita oddio, questa è autostrada, quella abbiamo fatto, autostrada Roma-Firenze, dell'autostrada Roma-Firenze all'uscita di Castelnuovo di Porto, insomma questo vicino casa di mia suocera, sono 7 minuti di macchina, perché li ho proprio cronometrati, era 9 e il casello lo abbiamo pagato ai 17, quindi sono veramente 7 minuti di macchina, che sono pochissimi. In una vita reale 7 minuti passano in un secondo, a meno che non si attendono per qualcosa di importante. Però non è così per me, cioè per me quei 7 minuti possono essere devastanti, perché mi basta un attimo per non star bene, per venirmi l'ansia, per sentirmi male, e questa cosa me la creano maggiormente appunto i tratti in macchina, il fatto che sto mettendo la cinta anche se non sono una persona che è in grado di portarla, perché gli fa aumentare questi sensi. Il giacchetto è una cosa che solitamente in macchina levo sempre, perché mi fa sentire costretta. Allora, io non vengo qui adesso, cambio totalmente discorso, ma comunque quello dell'ansia e tutto è un discorso che in caso riprenderò in un altro vlog, o magari ve ne parlo dopo al ritorno, che so che mi darà, magari potrebbe darmi fastidio la strada, allora riprendiamo il discorso. Adesso quello che voglio dirvi io è che io sono almeno 2 anni che non vengo qui a Cabena, un anno e mezzo. Vabbè, sicuramente sono 2 anni che non vengo qui a Cabena, quindi che non vengo a casa di mia suocera, mentre mia suocera ha rifatto tutta casa praticamente, e loro spesso mi chiedono di andare, di provare, e hanno ragione, però io non riesco. Oggi ho fatto questo sforzo che è stato veramente uno sforzo, fidatevi, perché ero convintissima, siamo andati prima al bar a fare colazione, ero convintissima appena sono salita in macchina che avrei detto a Daniele di andare con mio fratello, che io non riuscivo, e invece poi ho detto no, mi sforzo, ieri sono riuscita, oggi ci mettiamo meno, perché nella realtà il Colosseo a casa nostra è più vicino di Cabena, però è più trafficata, quindi ci vuole molto più tempo. Ad esempio, per arrivare qui ci vogliono 20 minuti, e stiamo andando ad una andatura normale, quindi non è che stiamo andando veloce con la macchina. Poi, come ecco vi stava dicendo lui, siamo su stradine di campagna, quindi non è che si può correre su ste stradine, e poi vabbè, non è che dobbiamo correre, insomma. Adesso noi siamo arrivati, ma mia suocera non lo sa che io oggi andavo, e qui è bellissimo, a me Cabena piace tantissimo, mi dà una serenità, una pace allucinante, quindi non è assolutamente un problema di suoceri, perché so che si possa pensare questo, perché il concentrato di tutte le nuore dei generi è che la maggior parte non vanno d'accordo con i suoceri. Io su questo punto di vista qui sono molto fortunata, sono stata accettata subito, nonostante un mese dopo che conoscevo lui ero anche incinta, quindi non ci sono proprio mai stati problemi, insomma, su questa base. Se c'è stato qualcosa ne abbiamo parlato, insomma, però non è mai stato niente che ha rovinato un rapporto o cose del genere. Siamo tutti abbastanza intelligenti e ci vogliamo veramente un sacco di bene, quindi. Poi mio suocero è un omone un po' più riservato, diciamo un pochino più burbero, non so come dirvelo, però è una persona molto disponibile, qualsiasi cosa mi serve c'è sempre, me lo fa sentire, assolutamente è un uomo bravissimo, cioè è un suocero bravissimo.
E mia suocera invece è una donna molto alla mano, non è all'antica per niente, anche lei è disponibile in qualsiasi momento, e quindi devo dire che veramente a me non venire qui mi dispiace. Ovviamente ci vediamo lo stesso perché vengono loro, però noi eravamo abituati a venire il venerdì pomeriggio se lui staccava presto, o il sabato mattina, insomma, e farci qua fino alla domenica. I miei primi vlog vi porto spesso qui da loro, quindi lo vedete anche nei primi vlog. Però io, come vi ho detto, vado a periodi, se vogliamo chiamarlo da anni, dove mi blocco e non riesco ad arrivare fino a qui, che poi so perfettamente che è una cosa di testa, però il malessere fisico c'è veramente, quindi purtroppo è così. E quindi mia suocera oggi non si aspetta assolutamente che io ci sia. Mio suocero si aspetta solamente che vengano Daniele e mio fratello. Non so se ci fermeremo a pranzo, quindi non so se magari ci fermeremo noi, se mio fratello vuole rimanere, perché so che loro hanno dei giri da fare, se ci fermiamo solamente noi. Questo io non lo so e lo vedrò a lungo andare. Però fatto sta che l'importante è che io sia riuscita ad arrivarci. Poi probabile che adesso, con questo sblocco che ho fatto di oggi, io riesca a ritornarci molto più spesso. È una cosa ovviamente che mi auguro e spero, però non riesco a decidere su questo. Deve essere proprio una cosa che mi sento da fare e che quel momento mi sento di combattere, perché se non me lo sento e non ci sto con la testa, non riesco, mi sentirei solamente male e rovinerei la giornata a tutti. Quindi è inutile per di più dire poi alla bambina stiamo andando dai nonni e tornare indietro, perché io non ci sono riuscita. Per carità, Daniele mi porta a casa, mi lascia, la bambina ce la porta lo stesso, però a me dispiace. Cioè, mia figlia in queste situazioni non mi vede mai e non voglio che mi ci vede, quindi è tutto là il discorso. Adesso siamo arrivati e vediamo un pochino mia suocera come reagisce. Sigilliamo cose. Pure bene, guarda. Abbiamo comprato un po' di carne. No, non è carne. Vabbè. Sì, vabbè, carne c'è la salsiccia. Qua c'è il pane, pane dei frangellini. Tiriamo poi la carne. Questo cosa vuol fare? Questo che la facciamo così. Qua bolle, l'avete già buttata? No, la sto solo a girare. Ma qual è? Quella del pupo. E ovviamente si è creato il panico. Amore? Ma queste ovviamente sono le piccanti. Certo, poggiate su quelle. Vabbè, queste mettile tutte insieme e queste fai 3-3. Quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fai 3-3. E queste le lasciamo così, perché queste sono quelle secche. Queste sono quelle secche. Sì, queste sapendo. E questo vabbè lo lasciamo così. Quello che è? Queste sono le salsicce secche però piccanti. Ah, okay. Le serpendono, okay. Pure queste. Ma questo è già mangiabile? Certo. Non da fa pipì. Ciao. Sono le 3. Siamo andati via presto, siamo rimasti alla fine per pranzo. E adesso passiamo ai cinesi, perché qua ci stanno dei cinesi fantastici a due piani enormi. Da noi sono tutti negozietti piccoli, insignificanti, diciamo. Invece qua c'è tutto il piano sopra, vestiti, scarpe, e tutto il piano sotto accessori, roba così. Niente, poi ce ne andiamo a casa e penso che ci dividiamo per strada con mio fratello, perché lui andrà da una zia di Daniela, passano a trovare una zia di Daniela. Vabbè, ci vediamo quando arriviamo al negozietto dei cinesi e ve lo faccio vedere. Grande l'hanno fatto, eh? Prima era solo sto piano sotto, sì. Ma hanno preso tutto il sopra. Vabbè, da qua c'è la scala per salire.
Allora, siamo in macchina, non vi ho fatto vedere dentro perché avevo Claudia che scappava da una parte all'altra in preda alla gioia delle 3000 cose che c'erano là dentro, quindi mi è stato impossibile riprendere e farvi vedere. E adesso stiamo fuori scuola di Claudia, siamo arrivati già da noi in zona nostra, siamo fuori scuola di Claudia perché lei è mancata 2 settimane e non sono riuscita a venire prima a prendere i libri, però vorremmo approfittarne di sabato e domenica per fargli recuperare un pochino il programma di questi giorni, i compiti che hanno assegnato, insomma quello che riusciamo a fargli fare tra domani e dopodomani, forse anche un pochetto oggi pomeriggio. Non risponde nessuno. Ma è aperto. Non posso entrare, le porte dentro sono chiuse. Prova a risuonare, riprovaci un attimo. Sono giamme. E la maestra di Claudia mi ha lasciato il materiale sotto di Claudia, i quaderni e i libri insomma di Claudia. Mo, la vedete, lei era legata, si è slegata. E mio marito quindi è sceso per vedere se riesce a prendere questo materiale. Nella realtà è tutto aperto, è aperto anche il cancello, però dice che suona, non risponde nessuno, non possiamo entrare noi per via del Covid. Quindi vediamo un attimo, se riesce a prendere cercherò di fargli recuperare qualcosina, se non ci riesce gli farò fare, la maestra mi ha già detto che non è importante, mi ha dato delle cose da fargli fare in caso non riusciamo insomma a prendere i libri e i quaderni. Siamo tornati a casa, adesso vi faccio vedere 2 o 3 cosette al volo che abbiamo preso senza che invece faccio un video a parte, insomma perché tanto so poche cose. Abbiamo comprato guanciale 7 euro e tocco intero come avevamo detto, come vi avevamo detto 7 euro. Poi abbiamo preso queste qui, salsiccette, queste così, che a Claudia gli piacciono un sacco. Abbiamo preso queste sempre piccanti. Poi quest'altro tipo, però sono quelle piccanti. E poi usa come e poi abbiamo preso queste, sempre piccanti. Queste, che ci ha messo sotto vuoto mio suocero, sempre piccanti. Queste e poi 2 pacchetti così, nel senso 6 salsicce così, che ci siamo sempre fatti mettere sotto vuoto da mio suocero. Però abbiamo fatto un pacchetto di 3 e 3. Tutto poi 20 euro. Tutto 20 euro totale. Poi abbiamo preso, vabbè, ho preso io 2 quaderni a Claudia, perché quando sono andata a scuola e mi hanno dato il materiale insomma di Claudia per i compiti, ho notato che i quaderni stanno finendo, quindi gliene ho preso uno per italiano e uno per matematica. Per matematica, sì. Poi lei dal cinese si è presa questo quadernino qua, cioè questo libricino qua che colora e deve scrivere sotto l'animale, il nome dell'animale. Lei si è sempre presa questa, che è una matita con sopra l'unicorno, però so quelli lì che si muovono, questi fatti così. Poi, ciao Spike, ciao. È sempre così, è un canguro, non è un canguro, sei, non un canguro. Dai giù. A posto, hai finito. Basta. Tra poco finirà, Poi ho preso queste qui, che sono quelle lì che vanno intorno, che vanno intorno alle unghie per, vabbè, fa tipo French, insomma, cose così. Poi ho preso l'acetone. Poi ho preso questa carta adesiva plastificata qui, perché mi serve per farci una cosa, ma questo lo vedete in un altro video. Silicone universale, questo qua, sempre perché ci serviva. E poi, per finire, da quella borsa abbiamo preso questa qui, che è colla per legno. Della Pattex, che dovrebbe essere presa rapida. Il marito si è fatto un paio di jeans classicissimi. E per finire mi sono presa 2 smaltini. Questo qui così, dell'Astra. E poi quest'altro della Cosmi. E quest'altro colore qua. Mi piace un sacco. Penso che o questo o quello me li vado a mettere. Non so quale, ma me li metterò. Io chiudo qui il video perché non è tardissimo, sono le 9, però è venuta anche mia sorella oggi qui a casa, quindi
voglio chiudere e finire di passare insomma la serata con loro. Vi ricordo di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, e noi come sempre ci vediamo al prossimo. Ciao!